Ciao a tutti amici di Riviera Banca Basket Rimini, siamo qui con coach Massimo Bernardi al Flaminio in quella che doveva essere la vigilia della sfida contro Chiusi, che però è stata ufficialmente rinviata in seguito alle positività della squadra avversaria. Allora Massimo, ti chiedo come cambia a questo punto il vostro ritmo di allenamento nei prossimi giorni e ti chiedo un commento su questo rinvio. Arriva in un periodo insomma di grande emergenza per noi, quindi forse anche un po' propizio. Sì, buongiorno a tutti. Guarda, non c'era l'ufficialità, ma sapevano già in maniera ufficiosa che Chiusi aveva un paio di giocatori positivi, quindi sapevamo che insomma, questa partita al 99% sarebbe stata rinviata, ed è una buona cosa per noi perché, come hai detto tu, abbiamo un estremo bisogno di allenarci. Ci siamo allenati venerdì, oggi ci alleneremo anche domani, lunedì, martedì. E mercoledì per noi è come se fosse la domenica, perciò il lavoro della squadra è in proiezione della partita di Imola, e la squadra non è come un computer dove si pigia un bottone e le cose incominciano a funzionare. Purtroppo il periodo di quarantena, il periodo di inattività ha pesato molto e dobbiamo ritrovare il ritmo, dobbiamo trovare la condizione dei giocatori. Dobbiamo trovare il nostro sistema di gioco e quindi abbiamo tanto bisogno di allenarci bene, mettere minuti di energia, di gioco nelle gambe per poter fare il nostro lavoro e il nostro gioco. Per quanto riguarda la seconda domanda, qual era? Era quella del insomma, assolutamente un periodo è utile così, perché erano troppe partite una vicino all'altra senza la condizione che la squadra deve avere, perciò questa settimana è fondamentale per mettere, come dicevo prima, energia nelle gambe e per ritrovare il nostro sistema di gioco, che è fatto di energia. Se non abbiamo energia non possiamo correre, e abbiamo visto che contro le squadre toscane, che sono particolarmente aggressive, se non si corre nel campo si hanno delle difficoltà. Ecco, abbiamo accennato appunto a questo periodo di emergenza, insomma sono emersi ulteriori problemi in seguito alla partita contro Firenze, di altre situazioni fisiche di alcuni giocatori, se puoi dirci più nello specifico. E insomma mi viene in mente insomma Simoncelli, che si spera magari di recuperare mercoledì, invece qual è la situazione di Carlo Fumagalli, che ha avuto un problema, non so se più serio, al ginocchio. Cosa ci puoi dire a riguardo? Su questo bisogna sentire chiaramente lo staff medico. Per quanto riguarda Alex, ha preso un forte colpo al muscolo e ha fatto lavoro differenziato sia ieri che oggi, e continuerà a farlo anche domani, e credo però da lunedì lui possa riprendere gli allenamenti con la squadra. Per quanto riguarda Carlo, per fortuna sembra che non sia niente di grave, è fermo fino a domani, poi lo si valuterà ancora lunedì. Abbiamo sempre Francesco, che sta finendo il suo periodo di messa a punto del piede, quindi come dicevo prima non è un computer, non si pigia un bottone e d'incanto si ritorna a lavorare come prima, a parte la condizione che dobbiamo mettere soprattutto nelle gambe di qualche giocatore. Una volta ti manca un playmaker, una volta un altro playmaker, una volta un pivot, e Bobby, che è stato per 2 mesi fuori, sinceramente non credevo che mercoledì potesse fare una partita così incisiva, è stato molto bravo. Però gli equilibri non sono cose poco importanti, ma bisognerebbe lavorare per settimane continuamente per migliorare la squadra. Questo stiamo facendo, speriamo che questa settimana si vedano già i frutti del lavoro. Un'ultima domanda, insomma tu stesso hai detto dopo la partita contro Firenze che appunto i ragazzi avevano dato tutto e che oggettivamente era difficile chiedergli più di così in una situazione così complicata. Ti voglio fare una domanda su queste prime 2 partite con le squadre toscane. Ti aspettavi una, come dire, un'aggressività, anche a livello di ritmo così alta per tutta la durata della partita da parte di queste squadre, che almeno sulla carta si presentavano non come delle favorite o come delle grandi squadre, che però poi hanno fatto delle partite oggettivamente insomma, a cui vanno ascritti tanti meriti, quindi ti chiedo insomma che impressione ti sei fatto, se è cambiata su queste squadre. No, non è cambiata, sapevamo benissimo quali sono le caratteristiche di queste squadre, è solo che noi non, in queste 2 partite non eravamo pronti,
è molto semplice, non puoi stare fermo come dicevo prima. Quarantena 2 settimane senza allenamenti, facendo solo le scale di casa, un atleta professionista insomma non funziona così. E quindi non siamo giudicabili, dobbiamo lavorare. Mercoledì a Firenze i ragazzi sono stati bravi perché con la testa, con la volontà hanno fatto una grandissima reazione, una bella partita. Peccato che non abbiamo portato a casa i 2 punti, ma tutto questo serve come esperienza, come rabbia agonistica, come appunto come bisogna fare le cose tutti insieme di squadra, togliendo magari ognuno qualche cosina di individualismo per metterlo nel bene della squadra, ma se tu non provi queste cose, le provi, le riprovi in allenamento fino allo sfinimento, non si raggiunge la perfezione e la competitività contro queste squadre, che sono ottime squadre, sono molto aggressive, ti mettono le mani addosso come deve essere, e quindi devi essere pronto a svolgere il tuo piano partita.